Benvenuto tra le luci. Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie? Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Oh! Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Già. Sì, continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto cammina! Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Contrabbandiere, è qui! Ha ucciso Ethan! Cosa? Ethan è morto! Abbiamo morto, il contrabbandiere è scappato. Dove cazzo si è cacciato?
Che? Avete capito? Thank you.
Ci siamo. Arrivo, Ellie. Prendiamolo! Vedere laggiù. Pagherai per questo. Porca. Vai vedere che sai fare.
Dov'è quel tipo? Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Non avvicinarti. Dico sul serio. No! Schifoso animale! Cari, chiudi il becco. Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora... fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Agitare. L'effetto delle medicine passerà.
Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzini addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche... hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Aspetta. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che... voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi, guarda laggiù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston, quando mi hanno morsa, e non ero sola, c'era anche la mia migliore amica, ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare, e allora lei ha detto: aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada... continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro.
Ah!